Scusi, le è caduto questo? Tenga. Grande Satu, buongiorno! Yeah. Guardate che amico Satu, anche se non è Natale. Lui è sempre Natale. Sempre Natale. Sta pieno d'occhiali. Satu? Pienissimo. È grande. Sì, no? Ma ce la fai, se non ce la fai smetti. Guarda che già ne ho fatto 70 io. Vabbè, allora smetti, no? No. Quanti ne vuoi fa? Quanti ne vuoi? E poi? E poi come? E poi? Ricomincio! E poi? Ma vuoi andare a fa? Questo è duro, eh? È duro questo, No? Ma allora sei un coccodrillo vero? È un po' scomoda, ma si guida bene. Ieri Lamborghini, oggi Ferrari, eccolo. Ieri Lamborghini oggi è sempre più o meno una macchina da corsa. Sì, sì. Anche se è una macchina veloce è arrivato in ritardo, infatti paga il pranzo. È vero, assolutamente, offro io. Codrilli, un altro personaggio famoso, è stato mandato a fanculo dal nonno Faustino. Provate a indovinare chi è, chi sarà questo personaggio che è stato mandato a fanculo dal nonno Faustino, scrivetemi. Indizio. Non è un calciatore, quindi chi ha già scritto un calciatore non ha indovinato. Nel frattempo vi ricordo che alle 18 su YouTube ci sarà il video di quando taglio i capelli al nonno in versione totalmente integrale, quindi se avete una decina di minuti per ridere fatelo, fate i suoi papi, intanto iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vediamo alle 18. Uno ancora indovinato. Vi do un altro indizio, è stramato dalle donne e dalle ragazze, ma dai, adesso qualcuno dovrà indovinare, su. Come senti sotto palla? Sotto pallino. Stiamo andando su Twitch a giocare. A Fortnite o a Twitch? Twitch. Ma non sai nemmeno come ti chiami, come famo? A FIFA voglio. Ma è meglio che state buoni, fate FIFA, perché già non ci sapete giocare. Se potete pure fare forza, è abbastanza complicato. E la Bea come ci cicchetta subito. Il batuffolo. Ma è di Kashmir questo cane, guarda. Che bello. Bambini, cani, guarda, ecco Bianchina. Che noi sistemiamo Twitch, ma che cavolo, non assicuro, non siamo capaci. Fate swipe up, andate sul mio canale YouTube, c'è il video di quando ho tagliato YouTube, i capelli. YouTube. Quando ho tagliato i capelli al nonno, me lo fa. Vai, vai. Vai. Yo, bella per nonno Faustino, per piacere puoi salutarmi nel tuo magico modo perché non vedo l'ora di essere salutato da te. Ciao. Michele Morrone. Ma che conosci? Che? Ma ti saluta. Ma vaffanculo col tuo... Live su Twitch il polletto, sta perdendo, Luca Gudefuligno. Luca Gudefuligno. Luca Gudefuligno. Qualche gol che ho fatto? Vieni qua zio grande, guarda un po'. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Te. Chi ha vinto? Chi ha segnato? Te. Lukaku? Te. De? De Fuli? Eccolo, ha perso ancora. Ancora. Vedremo le pizze fatte dalla Bea a mano. Pizze valli. E cresci come i cavalli. Qual verso del cavallo? Le tre valli. Pizza valli. Che nelle pizze valli non ci sono nemmeno i metalli, quindi è un impasto veramente, eh? Guarda come impasto. C'è il veleno però. C'è il veleno, secondo me mi avvelena. Scegli la, perché sono parecchi, scegli bene le pizze, eh? Pizza valli.
un balletto, spalle avanti, spalle indietro, destro, sinistro, antipasto misto. Bravissimo, è facilissimo, capito? No. Vai. Spalle avanti, spalle indietro, gamba destra. Sinistra. No, no, gamba destra. Destro, sinistro, antipasto misto, perché è diverso. Ok, allora. Spalle avanti, spalle indietro, destro, sinistro, antipasto misto, dammi 5 e vai. Balli. Quando la mangi balli, balla, 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 balla. Quando la mangi balli, pizza balli. Vi consiglio di provare le pizze balli. No. Mamma mia, buonissimo. Brava Bea, impasto unico, un impasto unico. Fantastico. Sono fedele a Buitoni. No, ADV incredibile. Una visione qua sopra. Se volete anche voi lampadario morroidi, contattate. Contattate Bea, chiamatela. Ve le fa vedere in 5 minuti. È vero Marco, 07 P, 30 Pitti, 72 Nizzi 2. Lampadario morroidi. Solo per pochi. Solo per pochi. Qui c'è il lampadario. Lampadario. Ah, quelle manco le abbiamo in considerazione. Quella è grossa, quella fa. Ma siccome tutti mi chiedono, ma quanto è stato bravo nonno oggi, ma che ha fatto in palestra? Siccome tutti me lo chiedono, vogliamo fare una direttina tra poco? Così sì, spieghi bene? Sì, tra poco faccio la diretta. Però mi devono ascoltare tutti i coccodrilli. Va bene. Chi c'è per una diretta alle 21:15? Va bene. Il mio postino di fiducia, Marchino, che darà? Questa a Ibra. Questa a Ibra. Una. Vai. E questa? Questa Ciala. 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 E, Ciala. Se questa, non arrivano. E questa a te. Dimmi che il primo ricordo di me. Ho fatto un film bellissimo. Eccolo qua. Grazie perlomeno. Milano è proprio una bella. C'è la polizia, te vuoi mettere sul seggiolone? Eh? Mannaggia. Cosa fa? Mettete sul seggiolone, allacciati. Vabbè, la madonna, non posso scendere mai. Oh. Ecco. L'ho detto mille volte, non te la devi levare la cintura, sul seggiolone, fermo. Non si può fare niente di qui. Pian seggiolone più grande. Senti, me la oh Marianone, guarda carleccata che fatto, mamma mia. Carleccata, carlettata, tash. Come fa sta carleccata? Eh? Mamma. Perché così mi posso lavarmi per una settimana, c'è sempre stessi belle, capelli. Sembri, sembri Ken. Ehi. Ah. Dai è sotto. È geniale dal marco. Adrizza, Adrizza. Dai è sotto. Adrizza. Adrizza, dai è sotto. Oh, io ti ho detto una cosa, me devi venire a prendere con la panda. Oh. Non si accendeva stamattina. Dai, io non c'è monto qua, oh. No, no, no. No, no, no. Io sono abituato con la panda. Come si apre sto scaldafossi? Quello a metano. Eh? Elettrico. Va bene sta stufa, ma va a pelle? Va a pelle. Una volta nonna Maria o nonno Faustino qua, eh? Ah sì, sì. Va bene, Ale. Prossimo. Madonna. Va bene. Come può fare colazione un ragazzo di Ciala Lambo? Così, busta in mano, grandissimo, numeri uno. Che te porta a Fangiro? Sì. Voi ci viene a trovare? Sì, sì, ma io non sono innamorato delle maghe. No, di che sei innamorato? Dalla sorca. Oh no. Oh, ma buongiorno. No! Oh! Oh! Di qui sta pieno! Ma piano! Mi butto, dai, là. Fermate! Fermate, mannaggia!
Mi sento nonno Faustino sulla macchina mia, porco. Ce lo portiamo. Mi butto, basta, dai. Va piano! Otto! Dai, più in qua! Avanti, vieni qua, vieni! Dai che gasta sta stufa! Sotto! Dai! Marianone si è cattato un macchinone! Perché appai femminone, Marianone! Oh! Ma come mai? Salsicce, vai! Quanta marra, cioè, è veramente un buretto. Lezioni di guida. Bello, sì. Guarda, c'è già l'ambulanza. Arcana. Oh no, guarda con chi sto. Grande nonno Faustino, ti mando un grande abbraccio da Bobo Gol. De solito lui manda a fanculo tutti, eh? Sì, ma anch'io. Ciao. Oh, Bobo! Io t'ho sempre seguito, eh? Io sono interista vecchio. Codrilli, vi consiglio di andare a vedere questa pagina qua sotto. Cliccateci tutti con il ditino, guardate che cosa ha combinato. Fanno dei studi pazzeschi. Poi se non ci prendono quei pronostici, li mandiamo a fanculo. Ma intanto dateci un occhio. Insomma, esce businessman, guarda, questo è entrato in camera, sì. Mezz'ora che sta al telefono. Ma penso per pranzo. Parla più a voce alta, tranquillo. Sì, ma... sì, posso fare pranzo lì, comunque. Poi c'è limite. Ciao te, è stato bellissimo. Ciao. Bellissima, credo. Sì. No, non sono pochi. Sì. Interviste no, vero? No. No, interviste no, grazie. No. Non ti interessa. No, interviste. Davvero? Sì. Giornata lunghissima. Lunghissima, ragazzi, lunghissima. Non riesco a parlare. Dove vai? Ah. Wow. Lavora a Milano, non era abituato. Fa il portaborsi. Condivido in pieno, anzi ringrazio il signore che ci ha fatto conoscere a me Mariano, perché è veramente una persona umile, semplice, che mi ha insegnato e mi sta insegnando tantissimo in questo mondo, che è un mondo, ragazzi, di pescecani, di gente che vuole arrivare. Calma, umiltà, serenità, che poi i risultati arrivano, non sono super veloci, che uno però arrivano, e questo paga sempre in tutto quello che farete nella vita. Quindi grazie Mariano, e niente, questa sera un coccodrillo stanchissimo forse vi saluta così. Vi voglio bene, ragazzi. Mi arrivano delle foto da casa dove è arrivato un prosciutto San Daniele con lo zampetto pronto per essere affettato, chiaramente, da me. E quindi vedremo un bel video prossimamente. Ringrazio Mauro. Pronto? Lei è quel vecchietto un po' stronzo? Ma chi parla? Lei è quel vecchietto un po' stronzetto? Con i capelli e la pancia grande? Io sono quel vecchietto che non rompe i coglioni da nessuno e non vuole che rompesse i coglioni agli altri. Oh no, so io, fermo. A me. È un altro. Com'è? Socio, com'è? Tutto bene? Bene, sono della partita. Ah. Previste piogge di tangenti. Dove? Venerdì. Ah, venerdì, ma io sto dentro casa. mica spiove. Ma le mangiate, stintvi? Poi c'è. Le mangiate o no? Oh. Le mangiate o no? Sto cazzo! Mettilo su culo! Ma no! Vabbò! Oh! Oh! Gioca Atalanta-Napoli!
Va bene, mo la guardo, sicuro. L'Atalanta vince 2-0. Va bene. Vabbè, tutto a posto? Tutto a posto, saluto me popolo. Va bene. Ma l'hai mandato a fanculo. Ebbene. Va bene. Finalmente ce l'armando. Ah, va bene. Ti voglio bene. Ciao, ciao. Ti voglio bene. Socio, socio. Ti voglio bene. Anch'io. Ah, vabbè, meno male. Ciao.